Uno dei temi con i quali facciamo i conti da tanti anni è quello del ruolo dell'imprenditoria in una zona, in una regione come la nostra. Ci sono delle storie, che ruotano attorno allo sviluppo del territorio anche attraverso investimenti fatti da, privati, anche attraverso, delle aziende che hanno già qualche anno di vita dietro le spalle, che magari sono state fondate diversi anni fa e che adesso sono nelle mani dei discendenti. Ci vogliamo domandare questa settimana all'interno della nostra trasmissione se queste, se le storie che vi racconteremo possono essere modello di riferimento anche per il futuro. Tanto è vero che comunque non è che ci siano grosse alternative, o ci si industria, dunque ci si sbraccia, ovvero si è costretti ad andare da un'altra parte, nel solco di una tradizione che affonda le radici anche ai secoli trascorsi. Questa settimana vi raccontiamo quattro belle storie di impresa, di chi sta lavorando e di chi porta alto anche il nome della Sicilia e di chi ha scelto la Sicilia per svolgere la sua attività, che non è prettamente rivolta alla Sicilia, ma che è rivolta anche a un territorio nazionale ed internazionale, ma che comunque ritiene di doverlo fare da qui. E questo riguarda aziende agroalimentari, ma non solo aziende agroalimentari. Oggi sullo sfondo avremo soprattutto queste, però abbiamo anche un esempio diverso e cercheremo di parlarne per capire quali possono essere anche le prospettive, se, ripeto, queste esperienze possono fungere da modello anche per giovani che vogliono spendersi e che vogliono puntare a qualche prospettiva diversa da quella del piangersi addosso, del cercare un posto di lavoro purché sia, oppure se c'è la possibilità anche di puntare in alto. Vi presento i nostri ospiti, li ringrazio per aver accolto il nostro invito. Comincio da Günther Di Giovanna, che è uno dei titolari della omonima casa vitivinicola di Sambuca di Sicilia come sede, ma che comunque rappresenta e illumina il territorio siciliano ovunque. Accanto a lui una conoscenza importante che ho fatto qualche tempo fa, Manuel Sacni Costa. Un giovanissimo imprenditore che è a capo di una società che si chiama Congressi Internazionale che lavora nel settore della traduzione simultanea di tutti gli appuntamenti congressuali, quindi evidentemente non soltanto di quelli che si svolgono qui dalle nostre parti, anzi, e soprattutto di quelli che si svolgono fuori e anche all'estero. Voglio salutare un concittadino di Sciacca, Paolo Labella, che titolare dell'azienda Giulima che si occupa di commercio di prodotti agroalimentari anche con l'estero e che dunque porta avanti anche un certo discorso politico, se posso dirlo, che riguarda la città di Sciacca e il territorio. E poi voglio salutare e ringraziare Leonard Maniscalco che abbiamo conosciuto qualche giorno fa con un servizio che abbiamo fatto nel suo podere in località Verdura in un'azienda che ha chiamato Tropifruit. Leonard è stato tanti anni all'estero, è saccense di origine, ma è stato tanti anni all'estero, ha girato il mondo come incaricato di diverse società multinazionali, dal Cile al Brasile, agli Stati Uniti naturalmente, e poi adesso che ha 80 anni e che li porta peraltro splendidamente, ha deciso di tornare a Sciacca, di tornare in Sicilia, in provincia di Agrigento, a Ribera, ma insomma Ribera e Sciacca siamo la stessa cosa, e per fare questo progetto di un'impresa nella produzione della frutta tropicale. Questi sono i nostri ospiti che credo possano essere rappresentativi di quello del messaggio che contiene questa trasmissione di questa settimana. Ecco, questo è il tentativo che voglio fare. Voglio cominciare con una prima riflessione a Günther Di Giovanna. Avete cominciato quando voi con la vostra azienda vitivinicola, che nel tempo avete fatto tanti investimenti e oggi siete una delle aziende che ha un posizionamento tra le più importanti per quanto riguarda la nostra regione. Coltivare vigneti, produrre vino è una tradizione di famiglia, però la nuova cantina è stata costruita nel 2004, quindi 2004, prima vendemmia, Quindi 20 anni. sì, più o meno 20 anni, prima vendemmia con un mercato che già c'era perché per tanti anni abbiamo avuto la fortuna di collaborare con la Sette Soli che imbottigliava i vini scelti da noi con le nostre uve e fatti con le nostre uve e quindi abbiamo, come dire, fatto un percorso un po' anomalo. Prima abbiamo creato il mercato, in particolare in Germania, abbiamo creato un portafoglio clienti e questo già negli anni 90. Poi quando abbiamo visto che
funzionava, ci siamo armati di coraggio e abbiamo deciso di costruire la nostra cantina, appunto nel 2004. Mi scusi, la Germania non è casuale, no. Il suo nome di battesimo lo sì. Dice anche quello di suo fratello, no? Sì, sì, Klaus, mio fratello. Klaus e Günther, ci chiarisce tedesca. Perché noi siamo curiosi anche di conoscere questa estrazione personale, sì. Privata. Mamma è tedesca. Mamma è tedesca, abbiamo casa anche in Germania, questo è ovvio, e quindi questo legame con la Germania è molto forte. La Germania è stato il nostro primo mercato di riferimento, ma poi poco alla volta abbiamo esplorato altri mercati e oggi siamo presenti in circa 20 paesi in giro per il mondo. Le consideri che l'80% di quello che produciamo, vino e olio extravergine di oliva, viene venduto dal Giappone al Canada, dagli Stati Uniti alla Colombia. Abbiamo un piccolo importatore anche in Colombia. Quante bottiglie producete? Circa 250.000 all'anno. 250.000 sì. L'anno, e mi perdoni se io non sono competente, che numero è questo per un'azienda come la vostra? Un numero di nicchia da considerarsi? Diciamo che è un'azienda di medie dimensioni se guardiamo il panorama siciliano. Sì. Può essere anche una scelta? Assolutamente, è una scelta. Ecco, è una scelta. Questo voleva sì. Essere la mia depressione. Assolutamente è una scelta. Se vede un po', se indaga un po' sulle dimensioni delle aziende siciliane, tu hai le grandi che producono, penso alle cantine sociali, ma anche a qualche brand importante, che producono milioni e milioni di bottiglie, certo. Che esportano gran parte del loro prodotto, poi hai nella fascia così, chiamiamolo dalle 200 alle 400.000 bottiglie, tantissime aziende, tantissime, e lì ovviamente il lavoro è di nicchia, spesso, come dire, il portafoglio clienti non è concentrato, ma è, tra virgolette, disperso per il mondo. Quindi tanto, tanto lavoro per far sì che questa produzione possa essere ogni anno collocata sul mercato. Immagino che per questo ci voglia lavorare molto sulla qualità, evidentemente. Assolutamente, assolutamente. La qualità è un must, è il primo obiettivo. Dobbiamo fornire tutto quello che il mercato chiede, però nello stesso tempo non dobbiamo mai abbandonare la guideline della qualità. E quante etichette avete voi? 12. Quindi 12 etichette, una produzione che si estende per quanti ettari? Una cinquantina di ettari, circa 50 ettari di vigna e circa 15 ettari di uliveto. E sono concentrati tutti in questa zona? Tra Sambuca di Sicilia e Contessa Entellina. Quindi c'è proprio una scelta anche di promozione del territorio, posso dirlo? Questo? Assolutamente sì. E c'è anche il vantaggio di collaborare con delle amministrazioni comunali, mi riferisco a quelle con cui collaboriamo noi, Sambuca di Sicilia e Contessa Entellina, che da qualche anno sostengono i produttori come me, nel senso che si gioca seguendo lo stesso spartito, quindi promozione del territorio, promozione della cultura del posto, promozione delle tradizioni, una ottima collaborazione tra pubblico e privato. Mi permetta di fare una breve parentesi che riguarda l'attualità. La questione siccità vi sta creando qualche problema? Quest'anno, quest'anno è il primo vero anno siccitoso. Ha piovuto pochissimo, forse meno di circa il 20% di quello che normalmente avviene da queste parti, poca pioggia e speriamo che l'ultima parte della primavera ci regali qualche bell'acquazzone. Immagino che voi afferiate al Lago Arancio. No, noi non, i nostri vigneti non fruiscono di quel tipo di approvvigionamento, abbiamo negli anni costruito dei laghetti artificiali, però mai come quest'anno. Certo. La situazione Senta, è grave, insomma. Una curiosità rispetto alla mia premessa, quella che ho tentato di fare, lei che tipo di riflessione le suscita le cose che io ho detto rispetto anche al fatto che fare impresa dalle nostre parti sembra è una scommessa, per l'amor di Dio, questo non lo metto in dubbio, però è anche vero che se uno non ci prova non raggiunge mai l'obiettivo. Qual è la sua visione di questa questione? Diciamolo con una battuta, in Sicilia si può. Non abbiamo alibi seri, in Sicilia si può. E quello che suggerisco io a chi vuole proporsi nel mondo del lavoro, vuole fare qualcosa, è intanto di andare via, ma poi di restare. Veda, quella campagna io resto al sud, a me non è piaciuta. Vai fuori, impara come gira il mondo, fai esperienze e poi, per rispetto delle tue radici, della tua storia, torna in Sicilia e metti a frutto quello che hai imparato fuori. Per imparare bisogna andare via, quindi non resto a sud,
torno al sud, torno più ricco di prima, più bravo di prima, ma torno al sud. Questo è molto interessante come riflessione, la ringrazio. Voglio passare la parola a Manuel. Il cognome è Manuel, mi aiuti lei a dire? Sì, allora il cognome è Manuel Costa Msakni, questo è il cognome della mia famiglia adottiva, mentre Msakni è il cognome mio naturale, diciamo. C'è una storia bellissima che ruota attorno alla vita di Manuel che abbiamo raccontato lo scorso anno, una storia anche di riscatto, ma non è di questo che vogliamo parlare oggi. Oggi vogliamo parlare di imprenditoria. Manuel gestisce questa azienda a Ribera ed è a capo di un team di lavoratori anche molto giovani, no? E poi c'è una rete, una ragnatela di collaboratori sparsi in tutto il mondo che oggi come oggi è possibile farlo anche a distanza, che lavorano con lui. E l'idea era a conoscenza del fatto che, chiaramente sì, del fatto che qua, insomma, fare impresa era una cosa che si guardava quasi con sospetto. Ecco, un giovane imprenditore di fronte a questa realtà, a questo clima non del tutto favorevole, in che modo si è speso, si è posto, ha detto vabbè, io vado avanti, che mi importa di quello che si può pensare? Posso metterla così? Sì, assolutamente sì, Massimo. Diciamo che la mia idea di imprenditore è quella di appunto trovare delle soluzioni, soprattutto nelle situazioni più difficili, quello per me è l'idea di essere un buon imprenditore. Per esempio nel congressuale ci sono stati anni difficili che sono stati legati, ecco, alla situazione del Covid, da lì si è andato, ecco, a trovare delle soluzioni digitali sui quali noi puntiamo parecchio a livello di software development. Quindi, mi scusi, quando si dice che il Covid è diventato un'opportunità, questa è una risposta che voi avete potuto dare? Assolutamente sì. Cioè, sintetizzando, noi abbiamo sviluppato un software che dà la possibilità alle aziende di fare dei congressi online in più di 50 lingue, quindi evitando le solite situazioni degli interpreti nelle cabine, con i ricevitori, le cuffiette, eccetera. Noi abbiamo creato questo software, diciamo che ci ha dato tante soddisfazioni, ecco, soprattutto in quel periodo. Adesso stiamo usando sempre anche lo stesso software in modo più hybrid, quindi un po' più ibrido tra il hardware che adesso di cui noi disponiamo, appunto i due uffici, uno a Roma e uno a Milano, e anche il software che abbiamo sviluppato e che rimane con asset nostro aziendale. Tra poco torneremo a parlare dell'azienda. Dice però i nostri uffici di Roma e Milano, ma la sede è Ribera. Sì, la sede operativa questo è Ribera. Questo è singolare per noi, sì. Ed è una cosa bellissima. Sì. Me lo faccia dire che questa è una cosa bellissima. Beh, ci chiarisce un po' in che modo funziona la sua azienda? Allora, la mia azienda, mi piace definirla nostra perché con i ragazzi abbiamo questo mindset, è un'azienda di traduzioni linguistiche che fornisce appunto i servizi di traduzione, quindi la traduzione scritta, i corsi in diverse lingue, il servizio di interpretariato. Nel vostro mondo i servizi, ecco, di sottotitolaggio, quindi anche il voiceover in più di 200 lingue, offriamo questo servizio. Abbiamo società con le quali lavoriamo, ovviamente sono società di un calibro abbastanza importante che necessitano queste traduzioni. A livello nazionale, a livello internazionale. Quindi quando si parla di portafoglio clienti ne avete uno bello robusto, diciamo, sì, importante. Diciamo che nel settore automotive lavoriamo con Mercedes, con Ferrari, lavoriamo con questa tipologia di società. Nel settore medico-scientifico lavoriamo con Angelini, col gruppo Angelini, col gruppo Novartis. Diciamo che sono queste le società che alla fine chiedono le traduzioni in 10, 20, 30 lingue, ecco. Posso chiederle quanta consapevolezza c'è in lei dell'importanza del lavoro che svolgete? Va bene, lo posso immaginare, ma proprio del fatto che voi lo facciate qui, che siate un'azienda siciliana in ogni caso.
in linea di massima, si dice, anche se siete cittadini del mondo, come si dice. Però sì, siamo cittadini del mondo, però siamo molto legati con la nostra terra. Io mi collego a quello che è stato detto, su quale mi trovo pienamente d'accordo, perché io personalmente sono andato via nel 2005, sono tornato un paio di anni fa, sono stato in Nord Italia, Francia, Inghilterra per tanti anni, dove ho preso anche la nazionalità inglese. E poi, avendo sviluppato tutto questo knowledge, sono tornato a casa per portare avanti la mia startup e portare avanti le mie idee. Con diciamo che questo profondo amore verso la nostra terra ci ha riportato indietro. Per me è importante anche per le nuove generazioni far capire che nell'era digitale si può veramente investire e creare dei progetti importanti pur rimanendo in Sicilia. Ecco. Quanti, il suo team di quante persone si compone? Allora, il team a Ribera è un team di 10 persone, più diciamo a livello internazionale abbiamo più di 50.000 traduttori e interpreti in 170 paesi, poi collaboratori a livello nazionale saremo una trentina. Ecco. Ecco, questi 50.000 collaboratori a livello planetario, sì. C'è la possibilità per tutti di lavorare con voi? Assolutamente. Oppure, sì. Noi perché forniamo... uno si immagina che 50.000 persone siano, diciamo, un bel po' di più di un'intera città, insomma, c'è che Ribera insieme, insomma. Sì, diciamo sono che tanti. fornendo anche più di 200 lingue è normale che ci sia bisogno di tante persone per lavorare. Sì. Sono molto ammirato, ma non è la prima volta che glielo dico. Grazie. Così come lo sono naturalmente di Gunther e di Giovanna, e Paolo Labella. L'azienda Giulima, intanto, siccome io sono curioso, e come sono curioso io, è curiosa la gente che ci ascolta a casa, Giulima cosa vuol dire? Lo immagino, però te lo voglio chiedere. Allora, Giulima nasce dal nome dei miei figli, Giulia, Liana, Matteo e Michele. Quindi, ho quattro figli, da lì puntato abbiamo creato questo nome di famiglia Giulima. Io sinceramente ci ho portato un pochettino di fortuna, come si vuol dire, no? Giochiamo in famiglia. E questo è molto importante perché è un trade di import e export nata a Giulima nel 90. Invece la mia azienda storica nasce nel 73. Ecco, azienda storica che è nata per fare cosa? Per l'importazione e esportazione dei prodotti. Quindi il settore è rimasto sempre quello? Sempre quello. Solo abbiamo creato un altro strumento nuovo, molto forte, per l'esperienza che mi ha portato a girovagare per il mondo lavorando per le multinazionali sul settore enogastronomico. Ecco, Paolo. Mi scusi, possiamo dire che inizialmente lei fonda la sua azienda per fare commercio, esatto. Poi però decide di creare delle etichette, sì, e quindi di dare un'identità ai prodotti. Sì, sì, sì. La mia identità nasce come Sciacquamare Sud, molto importante negli Stati Uniti. Della prima esportazione l'ho fatta nel 74, una nota pasta siciliana, perché amo molto la mia terra e perciò cerco di valorizzare quelle che sono le risorse del territorio. Scusi un attimo, nel 74 sono 50 anni, quanti anni ha Paolo Labella? Te lo devo dire? Certo. 69. Quindi giovani, appena maggiorenne si è messo a lavorare. A 18 anni un giorno ho preso la partita IVA. E da allora non ha mai pensato, ma che sto facendo? No, per essere sincero, sì, per essere sincero, sì, che cosa sto facendo. Però siccome piace mettermi in gioco, non sono uno che le piace l'assistentismo gratuito, a me piace lavorare, muovermi, stare in mezzo alla gente, viaggiare tantissimo e conoscere quelli che sono i vari territori esteri per poi portare quelle che sono le risorse del territorio e valorizzarle al massimo. Specialmente che discendo dalla famiglia da parte di mia mamma, che è ligure, delle eccellenze. L'eccellenza significa un prodotto di nicchia, un prodotto sostanzialmente valido, non è falso.
Amo molto il Made in Italy, anche adesso si chiama Made in Italy, mentre prima bevamo pure il Made in Sicily, no? Dove mettevamo la Sicilia. Oggi con il me lo posso anche confermare, che con il disciplinare europeo ti dicono devi mettere soltanto Italia, invece io metto l'Italia, però il marchio glielo metto la Sicilia. Una parentesi mi interessa, c'è il famoso Italian Sound, in America qualcuno ne approfitta, sì, il Parmesan, tantissimo, no? Tantissimo. Per dirne tantissimo. Una. Ma questo è un problema? È, sì, un problema? È un grosso problema, questo è stato evidenziato nel 90 con Italia 90, i campionati mondiali, con il ministro Tremaglia, questo qua, quando abbiamo creato la forchetta tricolore, che vuol dire con i vari consoli, con le varie ambasciate, si parlava che ogni, e questo vale anche in Europa perché attualmente c'è, praticamente noi dobbiamo mettere soltanto chi ha la bandiera, chi ha il logo, no? Italia deve utilizzare solo esclusivamente prodotti italiani. Ecco, torniamo a noi. La premessa che ho fatto io mi dice non è stato sempre, non sono state sempre rose e fiori, quindi qualche volta c'è stato qualche momento di scoramento, ma in generale è possibile fare impresa in Sicilia? Tantissimo. Mi associo, condivido molto quello che è stato detto da Di Giovanni, è vero. Chi non vuole lavorare non lavora. Ma c'è tanto di quel lavoro e ai giovani dico soltanto una cosa, cercate di mettervi in gioco, credete in voi stessi, perché potenziale c'è, non è che non ci sia, le risorse del territorio ci sono, perciò manca a voi avere quella volontà di mettervi, ripeto, in gioco per far sì di andare avanti. Ecco, inevitabilmente va detto che il settore agroalimentare è quello dove siamo avvantaggiati, perché abbiamo il paesaggio, abbiamo i prodotti che se ben coltivati possono essere... hanno un bel appeal nel mercato internazionale. Allora, il nostro prodotto, l'offerta che si può fare enogastronomica turistica è micidiale. Cioè c'è tanto di quel lavoro, tanto di quelle offerte da poter fare all'estero, che è impressionante. La gente adesso vuole mangiare, vuole vedere il territorio, lo vuole vivere, lo vuole sentire proprio, perciò bisogna fare l'incoming. Tu per fare l'incoming devi creare un progetto dove li inviti a essere protagonisti del territorio. Ecco, lei quanti collaboratori ha? Io diciamo, noi siamo in pochi perché avendo le aziende a Malta, come ben sai, diciamo, lei ha delocalizzato un po'. Sì, si è delocalizzato un servizio. Questo va detto perché, ecco, perché ha delocalizzato? Beh, molto importante perché Malta, perché Malta è la finestra del Mediterraneo, lì è multietnica, perciò abbiamo tutti quelli che abbiamo, che interessa le società a far conoscere il prodotto, da lì parte qualche cosa di buono. Però a Malta ci porta la Sicilia. Sì, sempre, sempre sì, fatto è vero che sto facendo un progetto. Malta è una cosa strategica. Sì, sì. Ecco, adesso però... stiamo facendo Piazza Sicilia, è uno strumento che serve per le aziende sane che fanno programmazione a rischio, significa tecnicamente quelli che producono e che c'è il prodotto vero, non che arriva dalla varie parte del mondo e poi mettono il marchio... Il prodotto autoctono. Sì, sì. E ora Paolo Labella ha fatto un marchio e produce prodotti agroalimentari e punta sulla valorizzazione del suo marchio. Sì, si chiama Sciarocco, sono le antiche busiate trapanesi, sono tutti antichi grani siciliani e soprattutto utilizziamo tutta la materia prima locale, che non proviene fuori dalla Sicilia. Quindi garantite sulla qualità sì, del sì, prodotto? Sì, ma è certificata, perché se non c'è la tracciabilità, la certificata non riesce poi a fare un falso. E questo non è possibile. E tutto quello vengono aromatizzate con il pistacchio, la bottarga, sono tutti prodotti made in Sicily, cioè prodotti in Sicilia. È interessante questa. Poi voglio dare la parola al nostro amico Leonard. Posso chiedere intanto di tirare un po' le fila, di fare una piccola sintesi di questi tre interventi. Che riflessione le suscita lei che è andato via a 15 anni da Sciacca, negli Stati Uniti, ha studiato, si è laureato, poi ha fatto quello che ha fatto. Che impressione le suscitano le cose che abbiamo sentito fino molto a questo momento? Molto interessante quello che ha detto Di Giovanna e magari se c'è tempo racconto un aneddoto. Certo. Io ho un amico a Sambuca, di prima, e frequentavo le cene del mercoledì con Di Prima che organizzava l'avvocato Raso. E una volta mi ha raccontato
che avevo un problema negli Stati Uniti. E io, siccome ho vissuto tanto e so qualche cosa, so che il vino è difficile là, allora ho detto, perché non prendi due o tre altre cantine e cercate di fare, vi aiuto io, prendete un magazzino, le mettete là, si prende un camioncino per prendere le licenze necessarie, invece di vendere il vino a 4 euro e poi lo trovi là a 29 dollari, lo vendi tu un po' più alto, ti gestisci la cosa tu, è giusto? Yeah. E allora lui dice, no, è difficile, tutti fanno gli affari suoi, e questo mi fa pensare molto che dovremmo rompere questo ciclo di egoismo, ognuno per i fatti suoi, bisogna collaborare, non è che tutti ti vogliono appugnalare, magari hai un rapporto con qualcuno e puoi fare qualche cosa assieme, come si dice in inglese, half a loaf is better than none, ok? Io credo in questi però mi scusi Leonard, ha toccato un tasto molto interessante, perché la crisi dell'agricoltura, che sicuramente è un fatto oggettivo, adesso aggravata dalla questione della siccità, noi la scontiamo più di altri, a parte le aziende che hanno un loro brand che ormai sono molto avanti, noi la scontiamo più di altri per la sfiducia nell'idea di consorzio, sì. Perché ci sono state onestamente delle brutte esperienze nel cooperativismo, però insomma non è che tutte le brutte esperienze devono rimanere brutte esperienze, perché dobbiamo riflettere, perché il presidente della Madre Terra, Roberto Butera, fa sempre l'esempio del Valdobbiadene. Il Valdobbiadene non è che è soltanto un'azienda, sono tante aziende che producono lo stesso prodotto col disciplinare. Il parmigiano reggiano, il grana padano, non è che è soltanto un'azienda. Ecco, qui si sconta questo, si sconta la sfiducia. Ecco, rispetto a quello che lei diceva, io trovo che sia molto azzeccata questa analisi basata su un esempio di una sua conoscenza. E allora, per seguire con la storia, io ho deciso un giorno, perché ho una nipote, Donatella, che abita a Siena e gestiva un alberghetto di famiglia del marito, e dice, vado a Siena, faccio visita a mia nipote e vediamo se mi danno una lista di cantine e faccio degli appuntamenti. Ora, questo è molto interessante per tutti i siciliani. Io parlo un italiano decente, però quando sono al nord sanno che sono siciliano. Allora prendo il telefono e parlo in italiano, orgoglioso del mio italiano con l'accento siciliano, perché non mi voglio nascondere. E allora mi risponde la segretaria in italiano, dice, posso parlare con il titolare, sono Leonardo Maniscalco, vengo da New York, sto lavorando in un progetto che ha da fare con le cantine. No, il titolare non è disponibile. Ma guardi, io non rimango tanto tempo, comunque non sono riuscito a parlare con il titolare. Allora, mi voglio divertire. Il giorno dopo, la stessa cantina, un'altra segretaria, parlo in inglese. Oh, please, one minute! se ne va là dentro, mi viene il titolare, anche lui parlando con un inglese stentato, e mi dice, in che albergo si trova? Dico, l'albergo. Dice, mando la direttrice dell'esportazione affari internazionali, e viene una bionda con una scappottabile BMW scappottabile a prendermi, e mia nipote guarda così. Guarda che sto. Sfiducia il Leonardo Maniscalco con accento siciliano, quando invece arriva l'americano si aprono la... sì, e questo sì. Cosa ci dice rispetto alla nostra, purtroppo scontiamo invece di offendermi, ho continuato a parlare in inglese, e ben tre ragazze con uno scappottabile venivano, mi portava il titolare a pranzo. Ma questo cosa ci dice? Che non c'è fiducia verso il nostro... No, a me dice che quel pregiudizio che ho sentito io prima di andare è ancora lì, anche se i siciliani comandano al nord.
Sì, è vero. Comandano al nord, si sono fatta strada anche perché la seconda. Sono... Io avevo un cugino di mia madre che era il direttore assoluto della dogana a Milano. A Milano, ora è mancato. Però come si fa? Come si fa in un paese così famoso nel mondo, Made in Italy, i film, tutto quello che è italiano, non solo gli americani ma anche gli inglesi lo vogliono, il Made in Italy è tutto quello che ha da fare con l'Italia, perché ecco, noi ci siamo fatti strada, non perché, solo al nord. Ecco, perché all'età di 80 anni, quanto tempo fa è tornato? Io venivo spesso, venivo ogni anno, quello sì, quello sì. E ho mantenuto le relazioni con gli amici, però da 2 anni ho fatto un grande investimento. Questo qui. Investimento, 6 ettari a Verdura, sì. In località Verdura, a produrre frutta tropicale, e ho detto nel mio servizio al telegiornale che il primo raccolto dopo 3 anni, quindi l'anno dopo prossimo ci sarà il primo raccolto, perché ancora gli alberi non sono robusti abbastanza per poter, sì, reggere i frutti, per esempio parlando dell'avocado, no? Sì, o del mango. L'avocado, il mango, tutti fanno frutti pesanti. Per ora i mango sono bellissimi, fiorendo, se lo guardi, se fosse un albero con un tronco così, certo, potrei lasciarli andare. E poi però, voglio ricordare che sta sperimentando altri frutti tropicali minori, sì, 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 per provare. Sì, se per funziona... esempio la macadamia, la noce macadamia che si coltiva tanto nelle Hawaii, qui sta andando bene. Ho preso 6 piante, tutte vanno bene. Se la vuoi comprare mandorle su Amazon a 34, la macadamia quasi 50. Che non è molto famosa, però evidentemente no, è pregiata. No, non si conosce, ma se si dà in Sicilia la piantiamola. Certo, vediamo se attecchisce. Torno, sì, tra poco. Che riflessioni le vengono in mente, ascoltando anche le cose che molto saggiamente ci fa notare? Che... Sono un po' un pugno nello stomaco, quello se parlo siciliano non mi riceve, sì, il direttore, se parlo in inglese invece sì. Che concordo tutto quello che ha detto, rispetto a quello che ha detto il signor Leonardo Maniscalco. Sì, si dice in inglese United we stay, divided we lose. Bisogna fare rete, bisogna fare network, e questa è stata la ragione di successo, la principale motivo, ragione di successo del vino siciliano nel mondo. Il mondo del vino collabora, il mondo del vino fa rete. Io faccio parte, la mia cantina è socia della Sovinia, ad esempio, poi c'è il consorzio della DOC Sicilia. Sono tutti strumenti che abbiamo sviluppato nel tempo di collaborazione. E il mondo del vino ha successo, credo, principalmente per questo. Lei dovrebbe vedere cosa succede durante le fiere del vino. Mi assento un attimo dal mio stand, c'è il collega, non è il mio competitor, non è un avversario, è il mio collega che prende il mio posto e serve il mio vino. Lo stesso ovviamente faccio io con chi... con chi in quel momento deve assentarsi. Questo è un esempio stupido, sciocco, no, se vogliamo, però la dice lunga su quello che è il mondo del vino. E lo sa perché è successo questo? Perché noi ci siamo resi conto che siamo piccoli rispetto al mercato globale. Che cosa vuoi che siano? Che sia la produzione siciliana rispetto a un mercato dove col vino puoi andare dappertutto. Il vino ha questo di buono, no? Lo puoi spedire ovunque, resiste nel tempo, resiste ai viaggi, non è un frutto che non ha scadenze, non è un frutto che può andare a male e quindi non puoi esportare in giro per il mondo. Il vino ha questo vantaggio, noi abbiamo capito che poteva essere proposto a tutto il mondo e che rispetto al mercato mondiale assolutamente collaborare fa bene. Ripeto, non siamo competitors. Ma d'altronde lei stesso poco fa ha detto che avevate avuto bisogno di appoggiare sette soli inizialmente. Questo è un altro esempio. Da noi, anzi, io credo che in tutti gli altri settori agroalimentari bisognerebbe prendere esempio da quello che è stato fatto nel mondo del vino, e in particolare con l'olio di oliva. L'olio extravergine di oliva ha, secondo me, un mercato ancora più importante rispetto a quello del vino. Perché la differenza con il vino, due sostanzialmente. E allora, la prima... L'olio non lo puoi produrre ovunque,
mentre ci sono tantissimi territori nel mondo dove puoi piantare le viti, produrre uva e fare vino. L'olio no. Poi c'è una domanda che è crescente, che cresce di anno in anno in anno, rispetto a un'offerta che non può crescere più di tanto. Voi di Sciacca sapete benissimo quello che è successo quest'anno, no? L'olio aveva un prezzo particolarmente elevato. Non è vero che era particolarmente elevato, era il prezzo corretto. Era assolutamente il prezzo corretto. Cosa è successo allora? È successo che c'è stata una presa di coscienza, poco alla volta. Perché nel mercato, il mercato dell'olio poi, ok, ha le sue caratteristiche, è un mercato dove non esiste la fascia di mezzo. Cioè, esiste quella a prezzo molto basso e poi esiste quella a un prezzo normale. Col vino ci sono tante offerte per le diverse categorie di prezzo, che con l'olio non, questo non c'è. Bene, l'olio dovrebbe prendere esempio dal vino. Il mondo dell'olio, il mondo dei produttori di olio extravergine di oliva siciliani dovrebbero usare il paradigma del mondo del vino. Interessante come suggerimento. Penso questo. Sì, volevo chiudere quella conversazione del vino, a concludere la mia storia. L'altro lato della moneta è che quando ho finito il mio studio, già sapevo che a quell'epoca c'erano 2.500 cantine in Italia. E quando sono andato in giro a parlare con una decina, forse anche di più, di cantine, non solo a Siena, Firenze, al nord, la zona Lambrusco, Veneto, eccetera, ho concluso che se uno parla al padrone di una cantina che è stata nella sua famiglia 600 anni e dice: ma come mai ti sei limitato qua? Dice: io ho i miei clienti, produco e lavoro quanto voglio, ho mandato i miei figli a scuola, sto bene, ho 2 o 3 case, una in montagna, un'altra in spiaggia, che più voglio io? E io dico: ma non hai un'ambizione? Non è questione di ambizione. Se mi arriva un ordine per 2 container, io non so che fare. Ti devi preparare, devi finanziare la produzione e cosa fai? Prendi a shortcut, la scorciatoia, e magari compri altri vini, compri i mosti dal Cile, e la qualità se ne va in aria. Certo. E uccidi il lavoro di 600 anni che i miei antenati hanno curato per tanto tempo. Io l'ho trovato molto interessante. Molto saggio. Non ho fatto niente, ho speso soldi, però ho imparato che significa nel mondo del vino lavorare. Sicuramente. Paolo, si impara, lavorando si impara sempre. Sì. Allora, sì. Si impara tantissimo, perché a volte la laurea te la fai sul campo, sulla strada. E giustamente diceva Leonardo che il vino mette in rete, qua lo vende a 4, là lo vende a 28. Nella sua zona, dove poco fa parlavamo, che conosco benissimo perché ho pianificato dal 74, gli volevo fare ricordare una cosa, che le licenze del vino negli Stati Uniti, il Drug Food Administration, prima che entri a far parte cose, ci sono esattamente 4 licenze. Nella sua zona c'è Sansone, che è un originario di Trapani, Truncale, che è sempre di Trapani, e Donato, che è di Palermo. Questo che significa? Non puoi esportare il vino direttamente. Ha ragione di Giovanni, se fai rete. Il discorso che prima lui collaborava con la Sette Sole, la storia delle Sette Sole la conosciamo abbastanza bene. Io penso soltanto una cosa, per esperienza di vita, il mio know-how non è grande, no? Il mio piccolo know-how, visto che ogni tanto facevo qualche battuta in inglese, è molto importante sulla realtà. Tu non puoi esportare negli Stati Uniti così facilmente, non esiste né per la pasta, specialmente nel settore agroalimentare, provenienza, olio e tutto, dall'agricoltura. Non esiste. Perciò molte fantasie, cerchiamo di perdere. Altri paesi, in base agli accordi che ci sono bilaterali, sia la Comunità Europea e sia per quanto riguarda l'Italia,
e allora lì puoi cominciare a fare quella nicchia di mercato, puoi portare 200.000 bottiglie. Ma per costruire la nicchia di mercato ci vogliono anni, no? Allora, la nicchia di mercato c'è, esiste, non ci vogliono anni, ci vuole un buon prodotto. E poi ci sono i vari circuiti, i vari segmenti di mercato, ma quando fai un programma di, se parliamo di agroalimentare, olio, vino, eccetera, si chiama programma orizzontale. Il progetto si chiama orizzontale perché ha l'indotto che ti trascina. Nel momento in cui fa solo vino, si chiama verticale, tecnicamente, significa di schiacciamento, e lì spazio non ce n'è per nessuno, per il più forte. E siamo al discorso che diceva Leonardo quando ti dice puoi prendere il mosso di qua, prendere. E questo succede con tutto, succede con la pasta, succede con il vino, con l'olio. Non è detto che l'olio italiano ha le sue caratteristiche, no? E perché noi vogliamo quella nostra. Però chi l'ha detto che l'olio albanese non è buono come questo di sì, nostro? Molto semplice, o il tunisino. Io questo qua lo esporto dal lontano 78, dico la sincera verità, e tutto lo sanno, che magari diciamo festeggia perché è documentato. L'ho portato in Arabia Saudita, sono stato in un quale, a mandarlo. Quale olio ho portato? Olio tunisino e albanese, che ci avevamo quello greco. Adesso lei sa benissimo che c'è Piera Risi, che è una delle migliori aziende in Italia per la spremitura a freddo, fino a 40 gradi, poi andiamo sul tecnico, eccetera. Questo di qua, il governo albanese nel 2013, quando c'è stata l'apertura delle frontiere di cose e persone, questa è la tecnica, praticamente vengono a comprare l'olio e la pianta nocellare, il cultivar nocellara, circa un milione, su una programmazione triennale per piantarla in Albania, nell'area sud, che va da Valona andando fino a Fierre. Quest'area che è ai confini della Grecia, lì fa un prodotto eccezionale, dove Piera Risi è investito. Quando io compro l'olio albanese di spremitura fredda, nocellara, si cambia qualche cosa. Attenzione che ma sia tutto questo però tutto questo ci dice che il modello nostro è quello che funziona. Se addirittura prendono la pianta siciliana e la vanno ad impiantare da quella parte, ma non di ora, dal 2013 io le ho vendute a Caprileone. Gli orizzonti bisogna aprire gli orizzonti, questo è il messaggio. Sì, no? Certo, bisogna aprire gli orizzonti, però attenzione, dobbiamo rimanere sempre nel nostro territorio. Guai se tu esci fuori a vendere prodotto, diciamo, di nicchia, che è quello tuo, perché la nostra identità qual è? Se noi parliamo di acciughe di sciacca, dove vai in tutto il mondo, vedi sciacca. Se parliamo di pesce, sciacca. Se parliamo di vino, certo, sciacca non è che è una grande produzione di vino, però c'è la nicchia Ligorio, andato fortissimo negli Stati Uniti nell'84, che l'abbiamo commercializzato noi. Sciacca aveva, ma non aveva. Aveva, perciò diciamo che bisogna andare anche sulla legislazione, sul protocollo d'intesa, sul disciplinare, visto che hai citato Valdobbiadene, dove c'è un carissimo amico mio che si chiama Mionetto, che fa prosecche a Tiglio, questo di qua poi è stato venduto agli americani, hanno un disciplinare molto, molto importante, però l'aria è Valdobbiadene, il disciplinare, però attenzione, ogni bottiglia è un codice della propria area, del territorio. Questo sì. Qualcosa che identifica il territorio, certo, anche certo, per ragioni ci deve essere legali. Manuel, che tipo di impressione le suscita questa parte del nostro dibattito? Anche se lei non si occupa di agroalimentare, si occupa di ben altro ramo, però insomma l'impresa, credo che ci siano dei punti in comune sicuramente. Qual è la sua riflessione? Allora, sicuramente rimango affascinato da tanta esperienza, anche se il settore, come diceva anche lei, è completamente diverso da quello nel quale operiamo noi. La riflessione che faccio appunto legato alla mia azienda è come la mia azienda dà delle soluzioni appunto a delle realtà locali e non anche a mettere in pratica queste strategie di digital marketing, quindi adesso avendo tutto online, potendo ecco, vendere i prodotti online, noi seguiamo tantissime aziende locali che vendono i propri prodotti a livello internazionale, quindi facendo non solo la traduzione ma anche la localizzazione, quindi del contenuto, adattarlo al target di riferimento. Le strategie ecco, di digital marketing sia con le campagne di Google Ads,
Quindi sono tutte magari delle soluzioni che noi offriamo appunto a queste società, a queste realtà molto, molto interessanti con un altissimo potenziale. Quindi diciamo che noi facciamo quel ponte invisibile tra la Sicilia e tutto il resto del mondo. Quindi sono molto affascinato da questo. Ma Manuel, come che gira tanto l'Italia e il mondo, evidentemente, sì. Personalmente, quando si imbatte per esempio prodotti agroalimentari originari della Sicilia, delle nostre zone, l'arancia di Ribera o altro, no? Qual è la sua impressione? Cosa pensa? Che si riesce ancora? Ha un appeal questo prodotto? Ma assolutamente sì, Massimo. Io magari racconto una piccola... Cioè io quando ero all'università a Bologna mi facevo mandare i bancali di arance, li vendevo lì a dei colleghi perché lavoravo in un ospedale per potermi pagare le rette universitarie. Quindi questa, diciamo, è una cosa bellissima. Questo è un po' parte della mia storia, quando nel percorso di studio sono fiero delle lauree in economia che ho avuto, due Bologna e una all'ICN Business School di Nancy, ma come sono riuscito ad arrivare a quegli obiettivi? Facevo lo stesso. Ottimo. Tornando alla domanda, cioè, sicuramente è un prodotto di altissima qualità. Ovviamente secondo me ci deve essere la bravura di sfruttare delle soluzioni digitali, di seguire appunto gli andamenti del mercato per poter piazzare quei prodotti e dare la possibilità a tutti di arrivarci, ecco. Leonard, lei si è messo in testa di insegnare un po' di tecnica del business, se posso mettere così, a giovani. Ecco, sì. È il tema centrale della mia trasmissione di questa settimana. Sì. Può essere un modello di riferimento per i nostri ragazzi. Ecco, in che modo vuole? Tra l'altro me lo faccia dire con un po' di orgoglio, io sono sempre molto sobrio nelle manifestazioni di auto complimenti, ma dopo questo servizio che abbiamo fatto lei ha ricevuto tante telefonate, anche noi abbiamo ricevuto richieste di informazioni di persone che da ogni dove ci dicevano: ma come facciamo a metterci in contatto con Leonard? Questa cosa mi ha molto inorgoglito, credo che per lei sia diventato anche un problema dover selezionare con chi parlare e con chi no. Ma l'idea che lei ha di insegnare, ecco, in che modo? Allora, per tecnica? Arrivare lì devo finire questo discorso del prodotto di nicchia. Io l'ho capito subito, infatti 10 anni fa è stata la tesi di mio figlioccio Mario, come far entrare prodotti di nicchia, perché normalmente vengono da famiglie, non da aziende grosse. Allora se viene un container hanno problemi. Ci vuole un sistema che li fa entrare e che permette loro pagare per quello che costa mandare un container, fabbricare la roba che va dentro di un container, in maniera piccola. E ho sviluppato il mio primo progetto, che già è in movimento, lo lancerò a metà giugno, ho fatto delle prove da novembre a dicembre, lancerò il progetto per introdurre tutti i prodotti di nicchia siciliani e non solo siciliani, italiani, perché lo faccio come consulente. Ecco, mi scusi, il prodotto di nicchia ha un valore, evidentemente immagino che per far crescere questo settore bisogna mettere insieme diversi prodotti di nicchia e racchiuderli in una specie di paniere, possiamo metterla così. Dipende dal prodotto. Certo. Magari poi parliamo di quale prodotto potrebbe essere. Mi riferisco a uno, magari può immaginare che lo sviluppo economico del business vero si faccia sulla ma massa, non sul prodotto di nicchia. Se c'è un prodotto che fa il leader... Ah, ecco, tutti può trascinare gli altri. Gli altri possono andare intorno anche se sono piccoli. E il sistema, magari ne parliamo perché è una cosa che è vale lunga. Ritorniamo al perché io sono andato all'idea. Perché ho scoperto, già sapevo che ci volevano 3 anni per arrivare a una produzione sufficientemente grande che mi permetterebbe di recuperare l'investimento, di cominciare a recuperare. E allora
Io non sono uno che fa investimenti a lungo andare. Il mio standard è quasi niente di capitale iniziale e ne ho trovati 11 di questi progetti. Il primo lo sto implementando, gli altri li voglio dare a giovani imprenditori che sono affamati, che vogliono avere successo, che non magari vogliono stare a casa e non affrontare altri però posti. Lei le vuole presentate da un tutor, da un... Sì, perché? Un mentore, perché io non posso andare a cercarli, devono essere loro a venire a me. E se c'è qualche professionista che conosce un ragazzo così, me lo portino. Io sto organizzando delle cene per parlare con fino a 100 mentori per sceglierne 10, i primi 10, gli altri non andranno molto lontano, li terrò perché tutti i piani che facciamo noi sono, e poi ti dico perché è così, sono piani per la crescita, e non solo la crescita di un'azienda, ma la crescita di una moltiplicare e fare tante aziende. Ma per esempio uno di questi progetti, lo spirito per esempio di uno, sì, di questi progetti, qual è? Un esempio. Ecco, un esempio, per farci capire. Io volevo, ero convinto che se avessi comprato un terreno in un posto anche piccolino per fare una casa vacanze, avrei potuto farla con pochi soldi e offrirla, non vado in banca, la offro a un segmento di mercato negli Stati Uniti, una fetta di mercato di clienti che già so che hanno i soldi a disposizione. E non bisogna andare molto lontano, tutti i maestri dello Stato di New York in tutti gli Stati Uniti qui danno la buona uscita. Negli Stati Uniti tu metti soldi da parte, li controlli tu fino a un certo punto, ti danno fino al 30% del tuo salario che lo puoi mettere da parte. C'è maestri che viene fuori con $1,000,000, $1,500,000 di dollari, dipende quando hanno cominciato a farlo. Certo. Per andare in pensione devono avere 55 anni o 25 anni di servizio. E poi ti incoraggiano ad andare in pensione. Allora, se questi vengono qua a farsi le vacanze qua e io gli dico per una casetta, un appartamento di 40 metri quadri, te lo posso trovare io e fai l'atto con me negli Stati Uniti, perché ho una ditta negli Stati Uniti, così non hai il rischio. Io te lo vendo a 50.000 a 70.000, non più di questo. Per loro è come trovarsi alla cassa a pagare la spesa e vedono una caramella che ruba, perché prendono i soldi, li ritornano alla pensione prima che vanno in pensione e sono a posto. No, non perdono niente della pensione. E questo è un progetto che lei... Non c'è bisogno di banca, non c'è bisogno di niente. Che lei vorrebbe far conoscere a qualche giovane imprenditore qua. Questo è uno dei tanti e sono tutti di questo tipo. Ce ne dice un altro però veloce. Un altro veloce? Quello che stiamo cominciando. Non posso dire qual è il prodotto di punta, però altri prodotti di nicchia che stiamo cercando... 5 giorni di giro, perché facciamo delle degustazioni che vendono e in 5 giorni io ho i soldi perché mi pagano con carta di credito, ho una squadra già pronta per fare questo, mi pagano con carta di credito, arrivano i soldi in banca, io chiamo, te li mando ogni settimana come li vuoi mandati. Ok. E questa è una bisogna cosa... far funzionare il cervello. Sì. Siamo in conclusione, poi le darò la parola finale per le conclusioni. Paolo Labella, curiosità, i figli continuano a fare il lavoro che farà? No. Ah, nessuno di loro? No. Come, gli ha dato il nome all'azienda? Sì, però ognuno, c'è Michele il piccolo, partiamo dal piccolo. Il piccolo studia la Luis presso un...
lavoro in ambasciata. Quindi fa un'altra cosa. Sì, sì, ambasciata americana, e perciò è abbastanza inquadrato su quello che deve fare, deve studiare, deve vestire e andare avanti. Mm. E l'altra, Giulia, invece fa la reception, perciò ha tutta un'idea particolare sul turismo, sviluppato anche, che ha preso del diploma a Malta, ha questa mentalità imprenditoriale sul turismo. Mm. Visto che noi discendiamo in Liguria, abbiamo anche ristorante e abbiamo pure alberghi. Quindi questa azienda... L'altro invece, poi abbiamo Liana che fa la fotografa e se ne va sempre in Francia, gira nei vari... Un altro lavoro, e il quarto? E poi Matteo il Grande, abbiamo, lui ha delle aziende sia per la pesca, turismo, è molto importante. Quello che si avvicina più alla sua azienda è il Grande, diciamo. Diciamo il Grande a livello operativo, sì. Però è sul settore pesca, è stato campione europeo, conosciamo. Per concludere questo nostro dibattito, che cosa le viene in mente da dire? E per me dico che è molto interessante, vi ringrazio soprattutto per l'opportunità che ci state dando, io parlo in plurale, per comunicare soprattutto ai giovani. I giovani la devono smettere di pensare al posto fisso, devono pensare a sa che cosa, devono mettersi in gioco. Perché le capacità ci sono, il territorio risponde benissimo nei vari segmenti di mercato, la Sicilia è soprattutto turismo, agroalimentare, ittico, chiamatelo come lo volete, però il lavoro c'è, bisogna creare, ecco una questione culturale, dicevo poco fa, ma allaccio al discorso, consortia. Il consorzio non è altro che una questione culturale, ma non è il consorzio, lavora in autonomia, non è che lavori per il consorzio. Il consorzio ti crea, come ha detto Di Giovanna, la rete. E questo è molto importante, ma è una questione strettamente culturale. Però è un limite culturale che ancora non abbiamo superato. Purtroppo non viene sviluppato perché molte situazioni, molti strumenti sono state soltanto da peso e non da sviluppo. Se noi facciamo una politica tecnica e politica di sviluppo, se noi la facciamo soltanto una politica soltanto esclusivamente di partito, e allora il discorso, abbiamo il clientelismo e abbiamo, abbiamo l'assistentismo gratuito. E questo è toccato il tasto dolente. Manuel, una riflessione conclusiva. Sì, sicuramente molto, molto interessante sentire l'esperienza, sottolineo l'esperienza di questi imprenditori, ecco, che sono qui oggi con noi, Massimo, sia dal problem solving, quindi da come affrontare determinate situazioni e come cercare appunto di far crescere le proprie realtà trovando, ecco, progetti diversi e impegnandosi senza trovare tante scuse, ecco, diciamo che questo è quello che traggo da questa riunione di oggi, ecco. Molto interessante, Manuel. Mm-hmm. Quello che fa Manuel è veramente un lavoro molto importante, perché non ci facciamo nemmeno caso, diamo per scontato l'esistenza di un servizio, invece c'è chi quel servizio lo deve svolgere, lo deve offrire. Quindi il lavoro che fa Manuel, che è una grande risorsa per il territorio, per tutto il territorio, anche se noi non facciamo questo tipo di lavoro, però il fatto che ci sia Manuel è un motivo anche di orgoglio per quanto mi riguarda, averlo conosciuto poi è stata una grande fortuna per quanto mi riguarda anche sul piano professionale. Gunther, una riflessione conclusiva. Ma che dobbiamo considerarci molto fortunati. Abbiamo la fortuna di vivere in una terra bellissima, bellissima, unica al mondo, dove tutti vorrebbero venire, dove tutti vorrebbero avere da un piede a terra una bella villa con piscina, dipende. E quindi non dobbiamo, come dire, cadere mai in una sorta di sconforto perché quello non funziona, perché c'è quell'altro che perde tempo, eccetera, eccetera. Cioè dobbiamo in buona sostanza cercare di guardare tutte le cose belle che ha la nostra terra e per un attimo dimenticarci di quelle poche cose risolvibili che invece ci fanno tanto disperare. Ecco, più entusiasmo, perché questa è una terra che merita entusiasmo e merita riconoscenza da parte di tutti noi che qui viviamo, lavoriamo e cresciamo i nostri figli. Il concetto della riconoscenza è bellissimo, lo condivido. Grazie. Molto, la ringrazio per averlo suggerito.
Una riflessione conclusiva, pochi secondi, un minuto. Va bene, voglio aggiungere che grazie al tuo intervento martedì scorso ho avuto l'opportunità di presentare l'idea di un progetto per passare ai giovani, una nuova generazione di giovani imprenditori, quello che faccio io, che ho fatto io durante tutta la mia carriera. Sono andato a Palermo a parlare con un istituto grande e penso che faremo un contratto nei prossimi giorni per coinvolgere le aziende con loro mi sponsorizzano, mi presentano le aziende, io faccio tutta una lista. Certo. Di quello che posso fare per loro, loro mandano due esecutivi, uno anche potrebbe andare, e cerco cinque aziende, è un altro modello, non è quello dei progetti di cui parlavo, per le scuole le aziende hanno l'opportunità di mandare due esecutivi, imparare quello che faccio io, perché facciamo la dirigenza parallela a quello che fanno loro, e tutte le cose che vengono fuori, che loro possono migliorare, pensiamo che li convinceranno ad adattare i nostri sistemi. In tal caso lasciano gli esecutivi a lavorare con i nostri ragazzi per un anno, per chiudere, per imparare tutto e cambiare il sistema, se si convincono che... Quindi una business school a tutti gli effetti. Una business school a tutti gli effetti. E noi le auguriamo le cose migliori, perché grazie. Per il suo entusiasmo, che è ammirevole per tutti noi. Però di pratica, non di teoria, perché le aziende sono vere, i problemi che hanno sono veri, noi li risolviamo... E loro o vengono o ci diranno perlomeno perché non sono venuti con noi. Ok, ok, il messaggio mi sembra chiaro. Io ringrazio tutti voi per aver accolto il mio invito. Mi sembra che sia venuta fuori una trasmissione interessante rispetto all'obiettivo che avevo. È chiaro che il tema si presta a tante altre chiavi di lettura che ovviamente mi impegno ad affrontarle nel corso delle prossime trasmissioni. Intanto grazie ancora, appuntamento con Vespera la prossima settimana.